Signore e signori, buonasera dal prossimo giorno di Rieti, sta per cominciare l'incontro tra la MPC Rieti e la Craps Rimini, un incontro che vede la MPC in una fase di crescita nella sua parte iniziale di campionato e che incontra un'avversaria con la quale non dovrebbe avere problemi sulla carta, ma poi la gara va sempre giocata agli ordini dei due direttori di gara che sono Marcello Callea e Valentina Nici, no, Nioi, scusate, Nioi, e questi sono i due arbitri. I due coach hanno già deciso quali saranno i cinque uomini che scenderanno in campo, Nunzi da una parte, Galli dall'altra. Tra un po' ve li presenteremo, ma prima coinvolgo subito Fabrizio Rosati per il commento di questa gara che in teoria non dovrebbe creare problemi alla squadra di Nunzi. Sì, un saluto a tutti i telespettatori, amanti di basket. Ci ritroviamo al Palazzo Giurner per commentare insomma, una partita che, come hai detto tu Roberto, sulla carta non dovrebbe presentare difficoltà. Rimini è a quota 2 in virtù dell'unica vittoria contro Cagliari conseguita nelle prime 6 di campionato. Cagliari che è stata anche l'ultima vittoria però esterna della NPC Rieti, che invece è a quota 10 con una sola partita persa, la prima del campionato, in casa con Senigallia. Palla 2 già andata e quindi i due quintetti sono Iannone, Stanic, Beneduzzi, Spizzichini e Rosignoli per Rieti, maglia bianca. In maglia nera risponde Rimini con Perin, Tassinari, Cercolani, Piordi e Crotta. Sbaglia subito, ma recupera palla Rimini in attacco, prova il tiro dalla lunga distanza, lo trova anche, se è ritrovato praticamente solo Cercolani che la mette dentro e sono i primi 3 punti per lui. 3-0 dunque per Rimini con questa bomba di Cercolani. Stanic palla per Iannone che è circondato da un nuvolo di avversari, Beneduzzi è solo, Rosignoli sotto canestro, fuori Iannone, non tira, finta, ma poi va all'entrata e sbaglia. Si cercava Rosignoli, Iannone poi evidentemente non è riuscito a pescare il proprio lungo e si è dovuto accontentare di un tiro. C'è il fallo, il primo fallo di Rieti. Il tiro di Cercolani è stato corretto perché era da 2, quindi non si trattava di una tripla. Siamo sul punteggio di 2-0 quindi a questo punto, e ci sono anche i primi tiri liberi. Stanic ha commesso il primo fallo personale, ma subito va a parlare con Nunzi per un confronto di come organizzare al meglio e prima possibile la propria squadra. Nel frattempo ha realizzato dalla lunetta Tassinari, per lui 2 su 2 questo parziale, quindi siamo sul 4-0 per Rimini. C'era Stanic, vede un batto subito fuori per Beneduzzi che è solo da 3 e realizza Nicolò Beneduzzi. Questa azione è giocata benissimo con astuzia e esperienza da parte di Stanic subito. Ma sì, ce l'auguriamo, io immagino che insomma l'attenzione di Nunzi comunque sarà per una partita da doversela giocare, perché Rimini è squadra giovanissima, Tassinari a 77, Grotti 90, ma poi il terzo in ordine di grandezza intendo alla grafica è un classe 93, ci sono anche un 98, due 97 in squadra, quindi squadra davvero, davvero molto giovane che comunque se la sta cavando in campionato, perché contro le prime ha perso di 14 a Palestrina, ha perso di 16 in casa con Montegranaro, quindi non nelle imbarcate contro le squadre. Squadra quindi che sicuramente vorrà provare a giocare la propria partita per far maturare i giocatori che comunque sono in campo per ben figurare. Ancora avanti Rieti che però al momento è in svantaggio, tra l'altro perde anche banalmente palla ora la formazione di Nunzi che a volte ha stentato a partire, soprattutto al Palazzo Giurner, soprattutto con queste avversarie che non sono di primissima fascia. Ora sbaglia Rimini e prende rimbalzo Rosignoli, buon per Rieti che comunque segna con il contagocce anche la formazione di Rimini. È solo ora Rosignoli, buono l'assist di Spizzichini, Rosignoli lo mette dentro, 2 punti per lui e sorpasso Rieti 5-4.
la NPC sembra comunque essere concentrata e tranquilla in campo, sapendo che la gara è molto lunga, non sono trascorsi neanche 3 minuti, però approfitta di un barco Tassinari che va fino in fondo e realizza il sottomano 6-5. Comunque Roberto non è che stia giocando una bella pallacanestro, finora ancora troppe palle perse, qualche appunto va fatto a Rieti. Rimini è già a quota 6, quindi come dire, come al solito, da tarare la difesa di Rieti, perché poi Rieti quando comincia a difendere diventano, mette in difficoltà, può mettere in difficoltà chiunque, chiaramente anche Rimini. In difesa finora le cose però non stanno andando bene, segno anche di concentrazione, di non essere entrata ancora a pieno nel match. Biordi ha perso palla, non è riuscito a trattenerla, quindi di nuovo in attacco Rieti. Il passaggio toccato, e era in volo Stanic, poteva tentare il tiro in sottomano, invece ha preferito il passaggio per Benedusi, l'ultimo a toccarla è un giocatore di Rimini, la palla era terminata fuori e la rimessa dunque sarà per la NPC. Benedusi, Iannone Stanic. D'altronde anche a Cagliari Rieti ha sofferto nel primo quarto fuori casa, ora palla per Stanic che solo non tira, ma fino a fondo Iannone è un tiratore, prova, è da 2 ma realizza. Armando Iannone, primi 2 punti per lui, 7-6, ruba palla ora a Rieti con Rosignoli, poi però la recupera Rimini. E Rimini ora che viene avanti, ma c'è una marcatura ottima di Iannone su Perin, poi prova ancora a smarcarsi Cercolani ma non ci riesce, alla fine arriva il fallo. Però Rieti sta alzando un po' la difesa, Roberto, mi sembra che c'è aggressività, ora è andato in fallo Rosignoli, però c'è un'aggressività che mi sembra in quest'ultima azione che lascia ben sperare. Sì, dicevo della sofferenza del primo quarto di Rimini, poi è entrato Granato con una serie di triple, ha aperto la difesa e poi Rieti ha vinto di 25, quindi anche le soluzioni che vengono spesso dalla panchina. Canestro valido e fallo subito ora da Cercolani. Ma sicuramente Roberto, Rieti ha una panchina quest'anno specialmente molto molto profonda, perché finora al di là di Auletta che è stato poco impegnato, comunque Ponziani ha avuto sta crescendo di minutaggio, ha avuto spazio in ogni partita, quindi 9 giocatori, 9 decimi della squadra vengono sempre impegnati, chiaramente le altre squadre non so quante potranno permettersi di essere così lunghe. Fallo di Cercolani, il primo suo fallo, ma Rieti continua ad essere sotto nei confronti di Rimini, e anche se siamo solo a metà del primo quarto, comunque Rimini prende coraggio e pressa anche nella metà campo della NPC. Stanic, Iannone difende anche bene, ora la palla però è di Iannone, ottima per Rosignoli, telecomandata, grande assist, realizza ancora Rosignoli. Sì, ottimo a farsi pescare lì sotto canestro da Iannone, e Rieti che a differenza delle prime partite mi sembra che stia cominciando ad imparare ad usare il proprio pivot, quantomeno a cercarlo più spesso nel modo giusto. Sì, d'altronde è un giocatore di ruolo e di ruolo ben specifico, non è un giocatore atipico come spesso vediamo i lunghi del campionato di NB. Rosignoli è il classico 5 e deve essere servito da 5, oltre a questo è che tutti i meccanismi funzionano meglio. Bravo ancora una volta Iannone a battere sul primo passo Perin, siamo sul 9 pari, arriva il primo fallo di Perin e corre ai ripari l'allenatore Galli.
Pasquale richiama proprio Perin in panchina, manda in campo Perez. Che dal nome e dall'aspetto fisico mi sembra sudamericano. Sì, sono tutti di nazionalità italiana, poi è chiaro le origini sono diverse. Rimini che sta ripartendo, Roberto. Rimini anche ha avuto dei passati importanti in Serie A1, in Serie A2. Ah, è una piazza sicuramente importante, poi la crisi che è arrivata anche lì. Però rimane comunque una piazza che ha un buon trascorso nel basket ed ha sicuramente una buona base di ragazzi dai quali ripartire, un settore giovanile del quale si sta pian piano avvalendo e che magari qualcuno di questi che potrà crescere negli anni potrà restituire a quella piazza anche un campionato diverso. Che recupero di Stanic sul tiro sbagliato di Iannone, ancora circola palla, Rieti ha ancora 4 secondi a disposizione, ci trova Pizzichini da 3 ma sbaglia e rimaniamo sul 9 pari. Rimini che tra l'altro ha avuto tanti giocatori tra cui Carlton Myers che si è presentato a Rieti un po' alla scorsa stagione e forse aspettavamo anche oggi così mentalmente, ma oggi non c'è a Palazzo Giorno. Città di residenza e non so se magari avrà l'opportunità di seguirci registrati o in diretta streaming e lo salutiamo Domenico Zampolini, mi venisse lui che ha avuto trascorsi davvero importanti qui a Rieti come giocatore nella prima Serie A di Rieti, come direttore tecnico nella società della seconda Sebastiani di Papalia, però insomma uno affezionato a Rieti. Che gioco e che intesa tra Iannone e Stanic, soprattutto Stanic che ha seguito il compagno, poi Iannone è stato bravissimo ad andare al canestro a subire anche il fallo, per il momento è il miglior realizzatore Iannone con 5 punti. Iannone che è entrato sempre più, sta entrando sempre più nei meccanismi del gioco, si sta rivelando il giocatore per cui è stato preso, cioè per fare un campionato di vertice. Croppa dalla parte opposta. Sì, le prime due partite in casa certamente ci avevano lasciati un po' sconcertati tutti, poi però insomma è riuscito sempre a imporre il proprio gioco, a imporsi anche come buon realizzatore della propria squadra. Rosignoli da sotto realizza fallo di Crotta su di lui, secondo fallo di Crotta. Canestro realizzato e ci sarà un tiro libero aggiuntivo per Rosignoli, deve uscire proprio Crotta, Marengo al suo posto, probabilmente Nuzzi sapeva che il settore lunghi di Rimini non è così esperto e quindi sta appoggiandosi molto su Rosignoli. Giusto, Rieti è squadra di maggior peso, non solo tecnico ma anche fisico. È chiaro che deve avvalersi di questo, deve essere un'arma in più, specie in queste partite dove magari l'altra formazione non ha un lungo di ruolo, non ha cambi all'altezza in ogni caso di chi schiera in quintetto come lungo, è chiaro che deve il maggior peso specifico deve valere. Esce anche Tassinari che non è entrato benissimo in partita a parte un'azione ed entra al suo posto Hazic, i due giovani Hazic, non so di che anno sono, però sono due molto giovani. Ma dunque sicuramente sono 97, non so se uno dei due è anche 98. C'era un 98, non ricordo ora esattamente quale, comunque mal che vada Hazic è un 97. Ancora una volta raccoglie dalla spazzatura la palla Rosignoli e la mette dentro, e per Rosignoli sono 9 punti sull'entrata di Spizzichini e quindi ancora un canestro per Rieti che ora sta pian pianino prendendo qualche distanza, infatti siamo sul 17-11, poi saltano in molti, alla fine la tira giù Beneduci che lotta in mezzo a una serie di braccia e di mani. Stanic per Iannone, la palla rimane lì, approfitta Perez che accelera, contropiede schiacciata, molto bella da parte di Biordi che
quindi approfitta la formazione di Rimini, 97 proprio Azic, invece Marengo è del 94. Benedusi da 3, time out. Dicevamo di questi due giovani, che appunto Marengo è del 94, 2-12 addirittura, mentre Azic, che è un 2 metri, è del 97, quindi comunque si appoggia molto ai giovani, sono usciti due un pochino più esperti, quali Crotta e Tassinari, perché l'allenatore ha visto che non è girassero granché, gioca subito questi due giovani. E questo insomma è anche un segnale, la disponibilità di Galli è questa, e questo si gioca per provare a mettere in difficoltà Rieti. Sì, sono sicuramente giovani interessanti, immagino io di interesse in campionati giovanili importanti, però giovani rimangono, insomma Agis 97, 17 anni, schierato lì in B2 contro giocatori navigati, ora c'è Granato in campo. C'è Rosignoli, c'è Benedusi, insomma gente che di campionati ne ha fatti. Sì, fuori proprio Stanic e Iannone, dentro Giampaoli e Granato. Perez, Marengo per il tentativo di entrata però bloccato di Cercolani, recupera palla Rosignoli, poi Giampaoli in palleggio, aspetta che si piazzi un po' tutta la squadra. Pizzichini riceve ancora da Giampaoli, poi l'entrata di Beneducci che ne sdraia 2 o 3 e riesce a segnare. Giocatore imponente, giocatore prezioso davvero, un collante essenziale per qualunque squadra. Ha faticato all'inizio perché la squadra non è stata subito organizzata, ma come la squadra ha trovato un po' di organizzazione è uscito fuori alla grande come sempre Beneducci. Ora con i giovani, con i piccoli, Nuzzi vuole correre rischi, difende forte, esce ora Rosignoli ed entra Ponziani, entra in campo anche il numero 8 Meluzzi, altro giovane, però la difesa si è intensificata notevolmente, allora risparmia anche qualche uomo e entra in campo Ponziani. Luciano Nuzzi, palla per Beneducci ancora, che si fa pescare tutto solo e realizza già in doppia cifra, grande inizio di gara. Sì, grande inizio di gara di Beneducci, grandissimo anche Rosignoli, ma insomma Rieti sta uscendo con la difesa, anche se ora subisce il rimbalzo offensivo e quindi concede la seconda opportunità a Rimini, però insomma Rieti ha sicuramente alzato il tono della propria difesa. Che canestro da parte di Biordi, quinto punto per lui, una bella tripla nonostante fosse marcato. Biordi realizza il canestro del 24-16, probabilmente questa è l'ultima azione del primo quarto. Giampaoli prova subito da tre perché ha avuto uno spazio, poi 5 secondi, no, l'ultima azione nelle mani di Granato, no, rimbalzo, la palla è fuori, ma termina, a questo punto termina il primo quarto sul 24-16. Sta per riprendere il secondo quarto tra la NPC Rieti e la Craps Rimini. Craps Rimini che era partita bene ma che poi ha avuto qualche problemino quando sono entrati i più giovani e quando soprattutto la difesa di Rieti si è intensificata. Sì, la lettura
il sunto un po' del primo quarto, dove Rimini all'inizio ha tenuto bene, stando anche avanti nei primissimi minuti. Poi Vieti chiaramente ha alzato un po' i ritmi in difesa, in attacco tutto sommato le cose sono andate abbastanza lisce. Era un bel canestro sul rimbalzo offensivo preso a seguito del tiro sbagliato da parte di Andrea Giampaoli, il canestro di Ponziani, primi due punti per lui, vedi che torna a più 10, che non è stato il massimo vantaggio, però ci siamo quasi. In campo anche Picchio Feliciangeli al posto di Rosignoli, tiro abbastanza fuori equilibrio per Rimini, subito avanti ora la formazione di Rieti. Benedusi salva questo pallone, poi lo rioffre a Granato che deve a sua volta salvarlo, poi non ci riesce però Feliciangeli a salvarlo, una serie di passaggi lunghi fanno perdere questa azione offensiva alla formazione di casa. Rientra in campo Tassinari al posto di Hadzic. Stava per rubare palla Giampaoli al giovane Meluzzi, poi Tassinari marcato proprio da Feliciangeli. Perez al tiro da tre, tiro a corto, Tassinari a rimbalzo ed è praticamente solo sotto canestro, realizza quarto punto per Tassinari, 26-18, Giampaoli ancora a portar palla. Giampaoli che prova a spingere, ci sono dei momenti in cui Giampaoli deve anche fare il play, anche se l'abbiamo visto decisamente più forte quando gioca la guardia con Stanic in campo. Fallo di Ponziani in attacco. Beh, quest'anno ha certamente una grande opportunità di crescere con maggior serenità in cabina di regia, avendo Stanic, e di poter giocare al fianco di Stanic come guardia e quindi mettere a disposizione della squadra il suo tiro, che certamente è una cosa che spesso può rivelarsi micidiale. Avanti ancora Rimini, la palla è ottimo passaggio questo qui, l'altro nuovo entrato che è Aglio sul passaggio di Marengo, bravissimo Aglio a metterla subito dentro, ora sta giocando anche meglio la formazione di Rimini con i più giovani. Feliciangeli difende forte soprattutto, Rimini che ora ha Rieti che attacca con Ponziani che però non prende neanche il ferro nel tiro, quindi Rimini che recupera 26-20 ora. Tassinari tenta il tiro, sbaglia ma c'è il fallo su di lui, il fallo che lo ha commesso Benedusi, a mio parere era dopo il tiro, però è da tre. Parziale, parziale di 4-0, 5-0 per Rimini. Ne ha tre ora di tiri liberi Tassinari. Ora ne ha tre, sì, può fare 7-0 addirittura Rimini e recuperare in pieno il break di Rieti, perché ora è meno 4, può andare a meno 3, quindi ad un solo possesso dalla formazione di casa. Bravo Tassinari che fa 3 su 3. E sì, siamo sul 26-23. 26-23. Viene avanti Rieti ora. Giampaoli e tiro dalla lunga distanza quando serve di Andrea Giampaoli che lo trova e realizza. Si deve ricostruire un po' tutto Rieti, perché Rimini piano piano con il suo gioco veloce, con la caparbietà comunque di chi sa che non ha nulla da perdere, ha recuperato punto su punto. Ora Rieti se ne è andata avanti di 6 punti, ha recuperato palla per il fallo commesso da Aglio. Alla rimessa Giampaoli per Stanic, 7 minuti da giocare prima del riposo, il punteggio 29-23,
rientro di Stanic, soprattutto c'è ora Giampaoli che esce ancora. Devastante, quando comincia queste serie è devastante. Abbiamo detto, messo in posizione di guardia con Stanic può diventare un giocatore veramente che può far male tanto. Per il momento 2 su 2 da 3 e ha ristabilito le distanze da solo. Ruba palla Giampaoli, scusate, Ponziani, poi Giampaoli perfeziona, granata dall'altra parte, ancora più rapido di Giampaoli, tutti e due hanno una velocità di esecuzione mostruosa, di nuovo più 9. Sì, 8 a 0 di parziale per Rieti dopo il 7 a 0 di Rimini. Certo, questa batteria di piccoli con Stanic che detta i tempi. Un bel canestro anche questo, anche se è da due, da parte di Meluzzi, quando serve di alzare un po' la posta in palio, avere in campo sia Granato che Giampaoli. Ora si gira e sbaglia Feliciangeli, c'era solo dalla parte opposta Granato, ma non poteva vederlo. Stanic che detta i ritmi, da una parte Giampaoli, dall'altra Granato, se non li marchi diventano micidiali. Sbaglia Meluzzi. Direi di sì, Meluzzi sbaglia, classe 98, questo possiamo dirlo con certezza. Ragazzino che è in campo, insomma, sedicenne. È quello che mi è piaciuto più di tutti finora, pensa. Infatti viene accompagnato anche dagli incoraggiamenti del coach e dei suoi compagni. 34-25, rimessa per la NPC, Giampaoli per Stanic. Granata solo, prova ancora da tre, Ferro questa volta non è riuscito a prendere subito la palla e quindi anche le misure per il tiro. Eh sì, doveva scegliere Stanic, aveva Giampaoli a destra e Granato a sinistra, tutti e due liberi pronti per una tripla. Ha scelto il capitano che poi non è stato fortunato al tiro. Ora c'è la marcatura di Ponziani su Crotta che però va a realizzare il canestro. Per Crotta si tratta del quarto punto, 34-27. Stanic, Giampaoli. Feliciangeli. Finta un movimento, poi si gira dalla parte opposta. Piazza la sua mattonella per Feliciangeli. Sono i primi due punti. Giocatore che non gioca quasi mai nel primo quarto, gestito e centellinato da Nunzi, ma che in alcuni momenti è stato già prezioso e lo sarà probabilmente in tante partite che contano. Fallo di Ponziani ora, secondo fallo per lui. Abbiamo detto di Meluzzi classe 98, diciamo di Feliciangeli classe 74. È il figlio per me, più o meno. Praticamente il figlio, sì, ancora lì però insomma. Fisicamente in grado di reggere bene i ritmi di questo campionato, lui che aveva smesso quest'estate, voleva appendere le scarpette a chiodo, poi convinto dal presidente Cattani è rimasto a condividere ancora questa annata di B2 nella speranza che insomma la finalissima dello scorso anno, poi persa con Latina, possa trasformarsi in una vittoria ed una conquista della Lega Silver sul campo. Granato Feliciangeli non riesce a trovare tempi per tirare. Stanic dalla parte opposta e Iannone non tira, poi si avvicina a canestro, sbaglia. 36-29 ora il punteggio, 4 minuti da giocare. Rimini viene ancora avanti, prova anche a crederci. Tiro facile però sbagliato, Ponziani va al rimbalzo. Ma è squadra che gioca Rimini, fa la sua pallacanestro e lì non molla mai. E d'altronde è vero che ha perso 5 partite su 6, però non ha mai preso delle imbarcate tali da mortificare il proprio gioco. Granato prova il tiro da 3, sbaglia. Rimbalzo di Rimini, viene avanti in palleggio Perin, poi Crotta, Cercolani, Tassinari è solo, va subito al tiro ma sbaglia, il rimbalzo di Feliciangeli, tra l'altro c'è anche un fallo però
di fischiato, no, no, a Felice Angeli c'è un rimbalzo, esce Ponziani, rientra in campo Rosignoli, esce Ponziani, rientra Davide Rosignoli. Sì, un po' cambi fissi, no, quelli di Crotti in questo scorcio di stagione, con Ponziani che sostituisce Rosignoli e Feliciangeli che subentra Spizzichini. Raramente abbiamo visto magari Spizzichini e Feliciangeli in campo insieme, così come difficilmente credo vedremo Rosignoli e Ponziani insieme. Però c'è stato qualche momento in cui Feliciangeli e Spizzichini hanno giocato, sì, insieme. Sì, qualche minuto, sì, qualche passaggio c'è stato. In alcune giornate in cui Rosignoli non entrava in partita, o c'erano quei famosi lunghi atipici che vengono marcati meglio da gente come Feliciangeli, come Spizzichini, che sono più mobili. Feliciangeli subito in volo sul grande assist di Stanic. Oggi Stanic ci ha fatto due o tre perle di quelle proprio, eh? Sì, davvero davvero belle, ma bravo anche Gianandrea Giampaoli. 38-29, ora c'è un fallo fischiato a Feliciangeli ancora. Secondo fallo per lui. Vediamo che alla fine ride con il primo arbitro Callea, i due continuano a scherzare anche se la protesta di Feliciangeli è stata pagata, ma non era d'accordo su questo fallo. Perin realizza la lunetta. Due su due per Perin, 38-31 ora. Sono sempre 7 punti, aveva provato a scappare Rieti, poi sempre tra i 6, 7, gli 8 punti di vantaggio, non niente di più. Sì, sì, Rieti è arrivata a più 11 in un paio di occasioni, ma ora c'è proprio l'errore, infrazione di passi di Cercolani. Ora viene richiamato anche da Lucci Iannone, che era praticamente lì. Non ce l'ha sentita di tirare, il passaggio indietro, ha perso palla, incoraggiato un po' anche dalla panchina. Iannone torna di nuovo al suo posto, pronto a gestire la prossima azione. Da solo ancora Rosignoli, e Stanic è praticamente un fulmine a servirlo, e continua ad essere lasciato solo Rosignoli, a lui continua a cassegnare. Il miglior marcatore dell'incontro peraltro, e anche con le ottime medie, perché ha un 5 su 5 da sotto, quindi ora Iannone va fino in fondo, c'era Feliciangeli solo, però forse Iannone voleva dimostrare di avere il carattere giusto e di reagire dopo quell'esitazione in entrata, di farla tutta fino in fondo, e subisce il fallo, quindi non riesce a... Non se l'è sentita di rischiare il passaggio a Feliciangeli, aveva spazio per andare fino in fondo, l'ha dimostrato, poteva fare anche canestro e fallo, andrà solo per i due tiri dalla lunetta invece. Può restituire comunque a Rieti il massimo, un 5 su 5 da sotto, quindi ora Iannone va fino in fondo, c'era Feliciangeli solo, però forse Iannone voleva dimostrare di avere il carattere giusto e di reagire dopo quell'esitazione in entrata, di farla tutta fino in fondo, e subisce il fallo, quindi non riesce. Non se l'è sentita di rischiare il passaggio a Feliciangeli, aveva spazio per andare fino in fondo, l'ha dimostrato, poteva fare anche canestro e fallo, andrà solo per i due tiri dalla lunetta invece. Può restituire comunque a Rieti il massimo vantaggio ancora una volta, perché ecco, la sbaglia, sono 10 punti di vario tra le due formazioni. Però a mio avviso anche, cioè, Stanic ha dimostrato di essere un grande giocatore in due o tre occasioni con bellissimi assist, quindi in quel caso Iannone poteva dimostrare di prendere fiducia da un grande assist verso Feliciangeli, sarebbero stati due punti sicuri. Poi va bene, è andata così, a terzo fallo di Feliciangeli.
subito fallo. Pizzichini sul blocco dei cambi. Si lamenta ancora perché Feliciangeli. Terzo fallo per lui, si è arrabbiato perché non è riuscito a giocare più di tanto. Io voglio vedere il 7 dicembre qui contro Montegranaro cosa farà. Io credo che insomma rivedremo anche un bel Palasojourner, immagino, in quella occasione, perché di fatto è sparita la Sutor, però Montegranaro adesso è tutta concentrata sulla nuova società che gioca nel vecchio palazzetto. È questa adesso. Di fatto è Montegranaro, tra l'altro è una Montegranaro anche forte in questa serie, dove è forte anche ieri, quindi immaginiamo che ci sono tutti gli ingredienti in una serie inferiore a quelle finora viste, però è Rieti Montegranaro. Grande azione ora di Stanic, forse Rossignoli aveva subito fallo, gli arbitri non fischiano, poi c'è un doppio passaggio. Troppo alta la palla sopra la spalla. Palleggio sopra la spalla, sì. E era troppo in corsa, secondo gli arbitri c'era anche fallo. Secondo la panchina di Rieti, non fischiato. 41-32, scusate. 1-0-4. Coppia arbitrale sarda quest'oggi con Giampaoli in palleggio, con Callea che è di Porto Torres e la Valentina Nioi che è di paese vicino Cagliari. Grandissimo ancora l'assist di Stanic per Iannone che viene stoppato e viene avanti ora Rimini. Crotta Perin prova a saltare alcune marcature, poi non tirano i giocatori, alla fine è costretto Crotta al rimbalzo di Iannone e mancano 24 secondi al termine del secondo quarto. Rieti deve provare a gestirsela, ci sono un paio di secondi di differenza con i 24 dell'azione offensiva. Stanic in palleggio si ferma, poi non sapendo cosa fare, non trovando compagni liberi, realizza i suoi primi due punti. Ma che partita finora, il tiro della disperazione, Ferro per Perin, termina dunque il secondo quarto. Diceva, sembrava quasi un'azione di football americano con Rossignoli a far strada a Stanic che alla fine è arrivato sotto canestro per andare a cogliere quello che è stato l'ultimo tiro dei primi 20 minuti di gioco. Telecomandato oggi Stanic. 43-32, termina così il secondo quarto. Sta per riprendere il secondo tempo tra Rieti e Rimini, una gara che ha avuto un andamento abbastanza regolare tutto sommato, a parte un inizio a favore di Rimini. Mi sembra che Rieti ora è a più 11, è più o meno uno dei massimi vantaggi. Il controllo della gara mi sembra che ci sia da parte della squadra di Nunzio. Sì, no, anche se non completo, bisognerà vedere se ci riuscirà fino al termine della partita, perché Rimini tutto sommato con la sua velocità, con la sua voglia di far bene, non avendo nulla da perdere, si sta giocando in serenità tutte le carte che ha a disposizione. La partita è bivacchiata un po' tra come Rieti è andata avanti, tra il più 6-7 punti fino a questo massimo di 11 con il quale si è anche chiuso il secondo quarto di gioco. Non so se Rieti avrà la forza, le energie per andare ancora più avanti, però diciamo in semicontrollo per il momento la partita, perché non credo che se Rieti molli un pochino Rimini è pronta lì per giocarsi le proprie carte. Sono d'accordo, però quello che mi sembra che sia un po', diciamo, deficitario da parte di Rimini, a parte la volontà che ne ha tantissima e di quei due o tre giocatori pericolosi che potrebbero realmente cambiarla contro avversari
più forti, questo bisogna dirlo, perché Rieti tecnicamente è più forte. Ora c'è la scelta di Nunzi di rinunciare inizialmente a Benedusi, quindi in campo i doppi play Stanic e Giampaoli, ma dall'altra parte anche viene schierato come inizio del secondo quarto Perez come play o come aiuto play, anche in questo caso c'è Perini che porta palla. Subito avanti Rieti con Giampaoli, Iannone, Stanic, Spizzichini, Spizzichini che si gira, ma il tiro e sbaglia, il rimbalzo è di Rosignoli, poi il centrocanestro scarica per Stanic che palleggia e riapre un'azione offensiva per Rieti, ma secondi a disposizione sono solo 7. Ancora un assist per Rosignoli che deve andare al tiro allo scadere, la palla non tocca né ferro né nel tabellone. Questa è una brutta azione giocata due anzi consecutive, entrambi al limite dei 24 secondi, quasi un minuto di gioco senza vedere un passaggio fluido, una idea buona. Sì, con la ricerca a tutti i costi del servizio sotto canestro, che è giusta come logica di gioco, ma insomma si hanno anche, è in grado anche di aprire bene sui propri esterni. Realizza ora Tassinari, c'è una situazione falli anche abbastanza strana, nonostante Rimini sia aggressiva in maniera giusta in difesa, infatti nessuno ha 3 falli, soltanto Crozza ne ha 2, gli altri tutti un fallo. Ora Spizzichini sotto canestro, fuori per Iannone che prova il tiro da lunga distanza, sbaglia, rimbalzo, Giampaoli è solo, prova da 3, realizza la tripla Andrea Giampaoli, 9 punti per Andrea Giampaoli. Ed ora prova a tornare aggressiva Rieti sul portatore di palla. Era il doppio di marcatore. Qualche frutto si vede subito. 3 contro 1, vediamo. Stanic fa la cosa più semplice, tira con tranquillità e sì. Beh, aveva anche 2 lunghi sotto che in caso di errore, insomma, c'erano buone possibilità che potessero recuperare palla. Difesa aggressiva di Rieti, mette in difficoltà Rimini. 48 a 35, Iannone in marcatura ora su Cercolani, perde ancora la palla Rimini, ora è 2 contro 2, Iannone prova ad accelerare, va al tiro, realizza a tabellone, subito time out chiamato da Galli perché va sotto di 15, deve fermare il tempo. Eh sì, era tornata ad 8 con la tripla precedente di Tassinari, e poi però Rieti ha piazzato un altro 7-0 e ha rimesso divario tra sé e la squadra ospite, va al massimo vantaggio in questo momento. Rieti, che avevamo detto poc'anzi, sta alzando la difesa aggressiva sul portatore di palla, e tutti si sono visti con 2 recuperi e 2 transizioni concluse a canestro. Il pubblico fa riscaldamento per il 7 dicembre, chi non salta su Torino è... Beh, sono curioso Roberto di vedere quale... Chissà se verrà pubblico da Montegranaro. Ma noi siamo sempre qui, no? Chissà se verrà il pubblico da Montegranaro. Ma io credo proprio di sì, I vecchi tifosi di Montegranaro, io credo che torneranno in massa. Anche i vecchi tifosi di Rieti. Io me lo auguro, ecco, questo, perché onestamente li abbiamo visti con Latina nella finale playoff, però insomma mi aspettavo magari una migliore continuità, ma sono curioso di vedere come Rieti un po' tutta risponderà ad una partita che mi auguro Rieti, alla quale Rieti potrà arrivare, mi auguro, con a pari punti o con un divario di soli 2 punti da Montegranaro. Attenzione, domenica c'è la trasferta di Palestrina. Sì, esatto, lo dicevo per quello. Non è un dettaglio. Lo dicevo per quello, perché Rieti nel mezzo appunto a questa trasferta che non è insidiosa di più. Palestrina l'abbiamo vista qui a Rieti già al Trofeo Chiani, dove Rieti si impose non tra poco, con poche difficoltà però. Ma a
mio avviso, se giocano come sanno, i ragazzi di Nunzi possono tranquillamente spugnare Palestrina. Ha tantissime armi a disposizione Rieti, molte di più di Palestrina secondo me. Ora c'è un fallo commesso da Meluzzi, credo. Sei d'accordo? Sicuramente, sicuramente Rieti ha un roster più profondo, ha anche delle individualità più importanti, però Palestrina è lì, è prima in classifica, finora non ha mai perso. Dubito che possa avvenire anche in questa giornata la sconfitta di Palestrina, quindi si presenta con, in casa peraltro, quindi con i favori del pronostico. Beh, non è un campo facile, assolutamente. Non è un campo facile, è un campo tutt'altro, che in queste serie insomma ha militato a lungo, quindi è un campo storico per queste serie. La palla è fuori ancora per Iannone, che va al tiro, realizza Armando Iannone. Undicesimo punto per Iannone, 10 dei realizzati Meneduzzi, 11 anche Rosignoli. Giappoli per il momento è fermo a 9, ma vediamo se sparerà la prossima tripla. 53-35, Rimini prova ad attaccare con Meluzzi, addirittura Rosignoli è su marcatura su di lui. Si gira bene, emula la marcatura di Rosignoli e allo scadere realizza Meluzzi, 53-67. Spizzichini in blocco su Stanic, poi Spizzichini va fino in fondo e al tabellone la mette dentro, fa valere le sue doti fisiche. Anche se oggi Spizzichini non è riuscito ad entrare del tutto in partita, si è messo più a disposizione della squadra. Sì, lui che è il miglior marcatore della formazione Amaranto Celeste, con 13 punti di media partita, oggi è al suo primo canestro, i primi due punti trovati soltanto nella seconda parte di gara. Iannone, ma Spizzichini ci mette un attimo, anche questo è il doppio passaggio ovviamente, sfugge anche a Iannone la palla, rimbalza troppo questo pallone, già sono due o tre volte che scappa via ai controlli. Sì, anche se controlli. In questo caso Iannone, come la palla gli si è alzata, è andato in sospensione per fare il passaggio. Era passi quindi... più che doppio questo. Sì, può essere inflazione di passi, ma insomma poteva anche non essere nulla. Rosignoli ruba palla, poi termina fuori. 12 secondi a disposizione per Rimini per attaccare. Meluzzi, la palla fuori per Tassinari, marcato da Iannone. Meluzzi, palla per Crotta e si muove bene nonostante qualche contatto con Spizzichini e Rosignoli. Nono punto di Crotta. 55-39, Stanic, Iannone, Rosignoli, recupera la palla Spizzichini, ancora Rosignoli, un tiro strano ma efficace, strano ma efficace, e tiro, 13 punti. Sì, il tiro, glielo diciamo, è inguardabile, però 13 punti con un 6 su 7 dal campo, voglio dire, gli giustificano tutto. Perez in avanti Rimini e Perez prova il tiro allo scadere, ancora la difesa di Rieti che costringe Rimini. Grandissima palla ora di Stanic che guarda da un'altra parte, la finta, l'assist per Signoli. Oggi Stanic da 8 in pagella. No look. Da 8 in pagella oggi Nicola Stanic. Sta crescendo. Ci aspettiamo tanto da Stanic, non in termini di punti, ma quanto in queste cose, quanto in capacità di capire sempre meglio i propri compagni di squadra e mettersi al loro servizio per dare poi degli assist come quelli dati ora a Rosignoli. 4 punti e 5 o 6 assist sono stati più belli dei canestri secondo me. Sì, assolutamente delle perle. Iannone parte in contropiede, ora Spizzichini va al tiro ma commette infrazione di passi. Peccato, poteva esserci il fallo. Esce Rosignoli ed entra
Felice Angeli, ecco uno di quei momenti in cui Spizzichini e Felice Angeli giocano insieme. Applausi per Rosignoli, autore anche lui del più 20. Sì, davvero una bella partita quella di Rosignoli finora. Ora vediamo Spizzichini e Felice Angeli in campo in una partita che sta andando via abbastanza veloce e forse questa è la ragione per la quale poi Nunzi ha optato per questa scelta. Alla fine riesce a metterla dentro Aglio con una serie di rimbalzi offensivi. Parte velocissimo Stanic, canestro non valido perché c'è stato prima il fallo di Perin su di lui, secondo fallo per Perin. Esce ora Crotta che è solo a lottare in mezzo ai due lunghi avversari. Ci vuole un attimo di cambio, deve prendere il fiato ed entra Marengo. Un attimo di riposo per Crotta che credo verrà rischierato a breve. Perde palla però ora Stanic, gli sfugge dalle mani e si arrabbia pure. Passaggio indietro, quindi palla in mano a Rivili. Comunque ora mi sembra, Roberto, avevi detto a inizio di questo quarto che la partita era in controllo di Rieti, forse adesso c'è entrata davvero forse in controllo Rieti, perché al di là di questo errore mi sembra che insomma stia bene in campo Rieti con tutta la consapevolezza e la voglia, la concentrazione soprattutto di voler portare a casa due punti importanti. Perin in entrata, c'è il fallo commesso da Granato su di lui. Ci saranno tiri liberi. Primo fallo di Granato e due tiri liberi per Perin. Realizza il primo. Due su due per lui. Stanic. Giannone. Felice Angeli. Granato per Spizzichini. Una palla difficile. Tra l'altro supermercato Spizzichini. Si muove bene ma commette ancora passi. Quindi a mio parere ha commesso infrazione di passi prima dell'ultimo giro sul piede fermo. Però comunque c'era il rischio giusto e lui non è giocatore da troppo da cavarsela lì in mezzo all'area colorata. Se ci arriva in velocità oppure spalla a canestro uno contro uno può andare bene, ma in queste situazioni magari fa fatica. Sì, nel frattempo è arrivato ancora il canestro da 3 di Tassinari, il miglior realizzatore con 13 punti. Ora Felice Angeli prova l'entrata, scarica per Granato che prova la tripla dalla parte opposta, palla recuperata proprio da Iannone ora. E questa è una palla recuperata lì dove nessuno arrivava, è arrivato lui più veloce degli altri. Stanic, pick and roll, poi la marcatura di Tassinari, poi Felice Angeli è solo, prova a tiro dalla lunga distanza, sbaglia. Rimbalzo di Perin. In questo momento Rieti gioca meno bene, Perin va fino in fondo e era Cercolani, realizza Cercolani, nono punto per lui, 59-48, più 20 il massimo vantaggio di Rieti, ora è più 11, prova a riprendere coraggio. No, Rimini. Ma Rimini, ho detto, Rieti è calata un attimino, ha perso qualcosa in termini di realizzazione. Felice Angeli sbaglia, Spizzichini a rimbalzo e fallo di Spizzichini, giusto, fondamentalmente fallo in attacco. Ha provato a farsi largo con il pallone tentando di spostare il proprio marcatore diretto e Luciano Nunzi dice è meglio fermarsi un attimo. Sì, riordiniamo le idee perché stiamo giocando maluccio. Spizzichini che non riesce a fare due o tre cose fluide in contemporanea.
in questa gara, quindi il gioco è fermo, non si chiede time out. Il vantaggio è sempre di 11 punti e manca ovviamente oltre a 1 minuto e 26 di questo terzo quarto tutto l'ultimo quarto. Rieti è in grado assolutamente di portare a casa questa gara, ma sul più 20 la devi amministrare anche meglio. Sì, doveva amministrarla meglio, dicevamo era in controllo, però non va contro quello che abbiamo detto un po' per tutta la partita, che Rimini è una squadra che fa la propria pallacanestro, che è lì, che se la gioca, che quando gli lasci tagli un attimino di intensità, specie in difesa, poi i propri canestri riesce sempre a trovarli, e di qui insomma Rieti si è fermata da qualche minuto a questa parte e ha preso questo contro break che per fortuna per Rieti arriva dal più 20 e quindi rimangono ancora 11 punti da difendere, però indubbiamente Rimini sta facendo la sua partita, ora Rieti deve tornare a fare la Rieti, quella che è capace di sin dalla la metà campo avversaria di dare all'incontro una svolta in termini di difesa. Bravissimo Parin però ad approfittare, esulta la panchina di Rimini perché si riporta sotto ai 10 punti. Sì. 59-50, Rieti deve concentrarsi, ritrovare subito il canestro importante, c'è in campo Granato, c'è anche Iannone, possono tentare delle soluzioni dalla lunga distanza. Però ancora sbaglia il passaggio, Spizzichini ancora avanti, poi sbaglia ancora due volte Rimini. Voleva risparmiarsi Beneducci, ma credo che non gli sarà possibile, Nunzi. Sul passaggio ora di Iannone realizza Spizzichini, 61-50. Sì, forse era pronto Rosignoli, forse per lo stesso Spizzichini. Torna in panchina Rosignoli, mentre sul blocco dei cambi vediamo Beneducci e Giampaoli. Quindi ci ripensa un attimo Nunzi. Realizza il quarto punto anche, no, sono i primi due punti Marenco. Ora il fallo su Stanic lo commette Perin, terzo fallo per Perin. 3 secondi per andare a canestro, 61-52, poi terminerà il terzo quarto. Vediamo chi sarà il giocatore incaricato di tirare. Iannone si gira, va subito al tiro, realizza in meno di un secondo. Grandissimo canestro questo di Iannone sul passaggio di Stanic. Bravo Armando Iannone a realizzare il 13° punto. Forse non è finito il quarto, vediamo se le proteste della panchina di Rimini sortiranno effetto, perché mancavano 3 secondi, non so se possono considerarsi trascorsi con il passaggio e tiro di Iannone. Confermato, e quindi confermato. Termina il terzo quarto, 63-52. Ora Fabrizio, siamo all'ultimo quarto, nostra consuetudine di decidere se nell'ultimo quarto allacciamo le cinture oppure no. Questa volta chissà se dobbiamo lasciarle slacciate. No, allacciamole, perché comunque Rimini si dimostra quello che di buono era stato detto alla vigilia, insomma squadra giovane, ma squadra con del buon talento nei giovani. Rieti chiaramente tecnicamente, fisicamente ha certamente più esperienza, però deve giocare da Rieti, deve fare quello che è stata capace e ha fatto vedere in questa partita fino al più 20, e non deve mollare, perché altrimenti poi facile diventa il confine tra giocar bene e giocar male e consentire a una squadra come Rimini anche di rientrare in partita. Nunzi non vuole correre rischi di mettere in campo Beneducci, che vedete Nicolò Beneducci in palleggio ora, e manda in campo anche un ispirato Giampaoli che ha giocato bene, e anche lo stesso Rosignoli, finora uno dei migliori in assoluto. Giampaoli al resto del tiro da 2 sbaglia, il gioco però gira sicuramente più fluido rispetto al terzo quarto giocato malino da Rieti. È fuori Spizzichini e invece rimane in campo il vice capitano Feliciangeli. Tassinari prova ancora da lunga distanza, taglia fuori di Feliciangeli.
poi la palla rimbalza sulla testa di Granato in maniera sfortunata. Alla fine c'è il fallo in attacco, anche se poi scivola a terra, però attacco che è commesso da Marengo, primo fallo per Marengo. Esce Marengo, rientra Crotta, Marengo 2-12. Era quella la curiosità che volevo andarmi a togliere, perché insomma è un bel lungagnone, anche Crotta è un bel lungo, 2-0-8, insomma batteria di lunghi giovani, ma perché anche Crotta è un 90, quindi non si può considerare un giocatore certamente anziano. Anche Crotta è un bel lungo, 2-0-8, insomma batteria di lunghi giovani, ma perché anche Crotta è un 90, quindi non si può considerare un giocatore certamente anziano. Perde palla, ora rientra sul passaggio di Giampaoli, però con una gara ancora tutta da decidere, c'è da fare questa riflessione, no Fabrizio, che Nunzi gioca senza Spizzichini, senza Stanic e senza Iannone, che li lascia momentaneamente in panchina, eppure c'è ancora da vincerla questa gara. Fallo di Rosignoli. Sì, c'è da vincerla, ma non chi è in campo non sia in grado di farlo, perché insomma Granato è di quelli che se cominciano una serie poi può far male. Lo sanno bene, Cagliari è stato l'autore della vittoria di Cagliari, assolutamente. Sicuramente. 23 punti. Ma lo sanno in tante piazze d'Italia, quello di cui è capace Granato quando è in serata. Benedusi al rimbalzo lo tira giù con una certa personalità, anche per dare sicurezza un po' a tutta la sua squadra. Ora prova a rubare palla Tassinari, attenzione, si fa male, attenzione, dito storto, attenzione, rotto, dito rotto, no 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 no. Benedusi, bisogna fare rapidamente. Adesso ci proverà il fisioterapista a cercare di rimettere subito in asse il dito. Se è solo lussato, speriamo non ci sia nulla che di rotto. Impressione, però, sì, che impressione. Sì, sì. Sì. Auguri Nicolò, speriamo non sia una roba recuperabile, però è bene che vada una lussazione che lo tirerà fuori per un po'. Soprattutto con alla vigilia di Palestrina e Montegranaro, non ci voleva. Proprio uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Felice Angeli per Rosignoli, finta al tiro, poi lo effettua ma subisce il fallo. Tutti intorno a Nicolò Benedusi. Sentite anche l'incoraggiamento del pubblico. E sai, tante volte nella pallacanestro queste cose succedono, lo sappiamo, sono insaccate, però tante volte microlussazioni, le dita chiaramente sono esposte con i contatti con la palla stessa quando nella ricezione della palla. No, però ecco, voglio dire, speriamo che ci sia un recupero immediato. Tassinari segna dalla parte opposta al 15° punto, cioè che sia anche con una fasciatura. Ma probabilmente Roberto gliel'ha rimesso in asse, perché lo vedo lì fermo. Cicotti. Roberto Cicotti, sì. Perché magari fatto così a caldo non fa neanche troppo male. E certo, ho idea che comunque è una cosa che dovrà essere immobilizzata, steccata per qualche giorno. Proprio alla vigilia della trasferta di Palestrina, vediamo un po' i giorni prossimi cosa sapremo. Crotta, rimbalzo, realizza. 65-56, comunque mancano ancora 7 minuti e i punti di vantaggio sono solo 9, non è che sia proprio del tutto vinta questa partita. Capitano ci mette una piccola pezza a colori. Una piccola pezza, sì. Sì, però bisogna tornare a difendere un po' meglio. Rubare qualche palla come è stato fatto, insomma, dimostrare che si può magari
tentare di chiuderla un po' prima, ma non mi sembra che ci sia questo potenziale a questo momento della gara da parte di Rieti. Crotta 13 punti, sembra un po' deconcentrato Rosignoli rispetto alla prima parte della gara, sta concedendo molto al lungo avversario. Iannone per Granato, prova, sbaglia, rimbalzo di Iannone. La palla sotto per Granato è rovesciata, poi il rimbalzo di Feliciangeli che sbaglia, prende un colpo al volto e c'è il fallo su Feliciangeli. 68-58 ora il punteggio. Nunzi ora quasi come se volesse scongiurare, passa davanti a Benedusi, non lo guarda perché non vuole neanche pensarci a giocare una gara a Palestrina senza Benedusi. Ho capito, però poi ci sono ovviamente le alternative, perché se entra Granato cambia assetto di squadra, diventa pericolosissimo, però nell'economia di questa squadra Iannone tira lui canestro da tre di Armando Iannone, un paio di triple che insomma ricacciano un po' indietro Rimini. Beh, insomma, Granato e Giampaolo Iannone quando si mettono lì da tre. Sì, vedi, ha un gran potenziale negli esterni, sicuramente soprattutto può far meglio di quanto visto nel terzo quarto. Soprattutto sta ricominciando a difendere, Rosignoli ha ripreso il rimbalzo, Granato però tocca la riga ora, peccato, aveva provato a battere sul primo passo la marcatura del suo diretto avversario, non ci è riuscito, quindi siamo quasi a metà dell'ultimo quarto e siamo sul più 13. Benedusi rimane seduto in panchina, ma qui avremo notizie probabilmente a metà settimana un po' più certe di come starà cioè l'esito si saprà già domani. Sì, positivo che è rimasto lì in panchina, positivo mi sembra che insomma il fisioterapista sia è lì vigile, però non è in azione, in qualche modo immaginiamo che la cosa sia stata ricomposta, altrimenti sarebbe stato portato subito in ospedale se non si era riusciti a ridurre immediatamente il danno subito in campo. È chiaro che immagino che forse a fine partita una piccola lastra per vedere se è tutto a posto, e immaginiamo anche qualche giorno di immobilizzo. Non lo so, speriamo bene, vediamo, dai. Allora, gli urli di Nunzi si sentivano dalla tribuna. Questo vuol dire che non è contentissimo, non è neanche tranquillo, perché comunque Rimini forse ha individuato in Tassinari e Crotta i due giocatori che possono creare problemi a Rieti, quelli che io non vedevo invece ci sono. Sono anche i più esperti, se vogliamo, perché Tassinari è un 77, Crotta è il secondo per anzianità di servizio, mettiamola così, della propria squadra, quindi. Però anche i giovani, dai, sono andati bene in tanti. Iannone in palleggio, ancora pescato da solo Rosignoli, che si muove bene in semigancio, 17° punto, ha ricominciato a giocare anche Rosignoli. Perin. Ora è Cercolani, la palla per Perin che prova il tiro da tre, sbaglia, palla recuperata da Granato che spinge avanti Giampaoli, Granato, Iannone, la palla è sotto per Feliciangeli che si gira benissimo, poi sbaglia la rovesciata, picchia Feliciangeli, sorride anche un sorriso amaro, prova a rubarla, non ci riesce Granato, alla fine Crotta dall'alto dei suoi 2-0-8 alza la parabola, segna il canestro del meno 13, 73-60, 4 minuti da giocare. Feliciangeli prova addirittura il tiro, ma d'esperienza questo subisce questo il fallo di Crotta, terzo fallo per Crotta. Esce Aglio, rientra in campo Biordi. Terzo fallo.
cannone, cannone in palleggio, arresto e tiro, realizza ancora Iannone, gioco pulito, efficace. Un altro giocatore, Roberto, 6 su 4 da 2, 2 su 4 da 3, insomma 18 punti realizzati, uno che il proprio marchio lo imprime sempre negli incontri. Tassinari prova a rubargli la palla, Granato lo disturba un bel po', alla fine la palla nelle mani di Crotta che si gira rapidamente al tabellone, realizza il 17° punto personale, 75-62. Crotta e Tassinari non vogliono mollare. Feliciangeli, Giampaoli alza la parabola, sbaglia, spinge avanti Perin, Tassinari è solo, piedi a terra, sbaglia, rimbalzo di Granato, prezioso anche in difesa e prezioso anche al rimbalzo in questa fase, capitano Federico Granato. Feliciangeli, Iannone, Granato, Rosignoli, c'è solo Giampaoli, il gancio, recupera la palla Feliciangeli sotto canestro, sbaglia, c'era solo Giampaoli, la mezz'ora dalla parte opposta, potevano riaprire entrambi i lunghi, così non è stato. Non è serata per Picchio Feliciangeli stasera, fase realizzativa, non è stata certamente la sua serata più felice. Iannone al fallo, esce Giampaoli, rientra Stanic, primo fallo per Iannone, fuori Giampaoli, e la rimessa è per Rieti con, scusate, per Rimini con Tassinari. Cercolani, Cercolani, arresto e tiro, sbaglia, rallenta ora Iannone perché mancano solo 2 minuti, Rieti deve solo amministrare questi 13 punti di vantaggio, non a caso è rientrato in campo anche Stanic che può gestirli insieme con tutti i compagni, pick and roll, Stanic accelera, scambia fuori per Iannone anche se poteva provare a tirare, Feliciangeli è solo, infrazione di passi per lui e poi fallo tecnico per Feliciangeli. Allora, ci vorrebbe il rallenti un po' per capire bene, ma insomma non mi era parso un movimento tale da, forse troppo veloce per la velocità di elaborazione del livello arbitrale, però non mi era sembrata infrazione di passi. Un tiro libero già segnato da Tassinari, possesso palla per Rimini, prova a rubarla Stanic, rimessa ancora per Rimini, viene in aggiunta Tassinari, ora Perini in palleggio, la marcatura di Iannone che ruba palla, poi la tocca a Feliciangeli, ora si gioca addirittura il giovane Colantoni, il giovane Colantoni, fallo, sì. Feliciangeli quarto fallo, esce Granato ed entra Colantoni, non si calma l'ira di Michele Feliciangeli nonostante i 12 punti, la partita ormai virtualmente chiusa. Rimessa, ha invertito, credo che sia andato Picchio Feliciano, la rimessa sarà data a entrambi gli arbitri per Rieti, credo che Picchio Feliciano sia andato a dirgli l'ho spizzata io questa volta, ti sei sbagliato di nuovo, quindi la rimessa era loro. Viene avanti Rimini e quindi gli arbitri hanno invertito.
Perin, vediamo come andrà questa azione di Rimini ai fini della gara. Siamo comunque 75 a 63, ora ruba palla Feliciangeli. Forse in questo ultimo minuto dovremo vedere più una riscossa di Feliciangeli con cambio di risultato. Sì, magari un bel canestro così si toglie la tensione di dosso, però certo si è un po' innervosito, difficile vedergli fare una tripla forse. Stanic realizza ma aveva subito fallo. È entrato in campo il giovane Colantoni, entra anche Ponziani al posto di Rosignoli, esce anche Iannone, rientra Giampaoli. Questi due forse sono i migliori della gara, sì, Rosignoli e Iannone. Sì, in termini realizzativi ma anche come presenza nell'incontro. Benissimo anche Stanic, io credo bene anche la prova di Giampaoli. Un po' sottotono Spizzichini, anche lo stesso Feliciangeli, Granato stasera, però purtroppo Beneduzzi è uscito, ma aveva giocato primo molto quarto bene. Ha giocato solo Beneduzzi, vabbè, poi lui gioca quando serve. Sì, soprattutto speriamo che abbia l'opportunità di giocare adesso che serve in due partite importanti. Sì. Ancora un coro per lui, ancora un coro per Beneduzzi dalla tribuna, che sanno quanto è importante per questa squadra. 76 a 63, 40 secondi da giocare, prova a partire con Antoni che però subisce fallo. Noi possiamo partire anche con il riepilogo, con il più 13. Bene, andiamo a fare un piccolo riepilogo nella speranza poi che il giovane Andrea Colantoni possa ascrivere anche lui dei punti a referto. Per Giampaoli finora ci sono 9 punti, 18 per Iannone, 5 per Stanic, 10 per Beneduzzi, 5 per Granato, 6 Feliciangeli, 2 Ponziani, 4 Spizzichini e ben 17 Davide Rosignoli. Dall'altra parte troviamo Marco Perin con 8 punti, 16 Tassinari, 14 Meluzzi, il più giovane dell'incontro, 7 punti per Cercolani, 5 li ha realizzati Biordi, 4 Aglio, 2 per Marengo e 17 per Stefano Crotta. Non so se cambieranno ancora questo il tabellino di Fabrizio, se cambierà ancora o no. Ma credo di no, c'è un palleggio prolungato a metà campo. Già, cioè si salutano mentre non è finita, a 8 secondi hanno cominciato a salutarsi dal termine. E così continuano con i saluti. Quindi sconfitta più che onorevole quella di Rimini qui al Palazzo Giurno, la squadra a quale auguriamo le migliori fortune, anche se poi i ricordi che vanno tanto tanto lontano ricordano che Rimini ci tolse qualcosa parecchi anni fa. Eh sì. Ci tolse una Serie A un po' di anni fa, però voglio dire, cose vecchie, non colpa di Rimini chiaramente. Vediamo Beneduzzi che è ancora lì, che tra l'altro scherzava con un avversario e con un pugno serrato, però è in campo, insomma probabilmente meno grave di come sembrava, speriamo. Forse sì, speriamo. Perché sarebbe davvero importante averlo a disposizione già dalla trasferta di Palestrina, poi per non dire con 76 a 63 il punteggio finale. La prossima gara interna di Rieti sarà con Montegranaro. Il pubblico conclude questa gara come comincerà quella del 7 dicembre. E chissà se sarà, che ne so, io immagino che quel 7 dicembre sarà Sebastiani Sutor, non NPC Rieti contro la Montegranaro. Più o meno sì. È tutto dal Palazzo Giurno, grazie, buonasera.